alternative antiche, si tende a cercare di capire il come queste tecniche vengono eseguite, vengono fatte, e spesso ci si dimentica del perché. Ancora oggi c'è questo bisogno, c'è questa necessità, si sente questa voglia di portare avanti queste tecniche alternative. Anche a me, prima di venire qui oggi a Cuneo, conoscenti e amici mi hanno detto: ma perché vai a queste manifestazioni? Oltre che sicuramente ovviamente per divertimento, per trovare gli amici che si incontrano una volta all'anno, cioè, ci sono sicuramente delle motivazioni più profonde. Che attraverso i nostri relatori cercheremo di capire di indagare. Quindi a questa tavola rotonda oggi partecipano Alberto Novo, che è qui alla mia sinistra, presidente del gruppo Rodolfo Nanias, che cercherà di raccontarci come è cambiato l'approccio di queste tecniche nel corso degli ultimi 50 anni. Abbiamo poi Giorgio Bordin alla mia destra, è socio del Nanias e autore di diversi manuali di tecniche alternative, che cercherà di spiegarci i motivi per cui una persona oggi deve intraprendere un percorso che molti di voi sanno è complicato, costoso e difficile da realizzare. E poi abbiamo Luca Sorbo, docente di storia della fotografia all'Accademia di Belle Arti di Napoli, che invece indagherà e proverà a spiegare l'importanza di conoscere queste tecniche alternative per comprendere in senso più ampio il linguaggio fotografico e le sue potenzialità, non solamente per chi è dentro a questo mondo, ma anche per un semplice visitatore che si trova a visionare una bellissima mostra come quella che è possibile visitare qui a Cuneo del gruppo Nanias, per cercare di capire come la tecnica diventa anche un linguaggio, quindi cerca di è un modo diverso appunto di comunicare e di conoscere. Quindi io lascio la parola ad Alberto Novo, appunto, che ci racconta come è cambiato questo approccio delle tecniche. Grazie. Come molti di voi sanno, io sono un chimico e purtroppo da questo punto di vista ho una mentalità piuttosto squadrata. Quindi la mia presentazione soffrirà da un certo punto di vista di questa mancanza di voli. Questo è come ci siamo divisi un po' i compiti, perché come essere antichi alternativi, l'importanza delle tecniche della conoscenza, delle potenzialità del linguaggio fotografico e oltre alla dimensione artigianale del lavoro ben fatto. Ah, quindi io mi dico, guardiamoci intorno, cosa succede? Sappiamo benissimo, è una cosa che ogni tanto gira anche su Facebook, ce la diciamo tra di noi. Esiste un'enorme diffusione di macchine fotografiche, dove per macchina fotografica ormai si intende il telefono. Gli scatti ovviamente sono numerosi e la domanda che sorge è come sono viste e dove vanno a finire tutte queste immagini che vengono prodotte. Questo è un pezzettino di una pagina Facebook di una persona dove ha messo 6.243 foto divise in 366 album. E questa è una piccola lista, perché continuerebbe molto più di gruppi Facebook che si chiamano Alternative Photographic Processes con 22.000 membri, Black and White Photography che ne ha 30.000, Long Exposure Photography con 43.000 membri, Street Photography in the World con 183.000 membri e avanti discorrendo, no? Questo è il panorama che ci possiamo confrontare abbastanza tranquillamente tutti i giorni. Cosa succederebbe se stampassimo tutte le foto postate su Flickr in un solo giorno? Forse lo sapete, ma c'è stato un olandese che l'ha fatto nel 2011. Questa è una delle tante immagini. Sono delle stanze con delle montagne di fotografie ammucchiate quasi come fosse residui organici. E varie installazioni, questo qua di Protone che sta mostro più o meno tutti gli anni in tutta Europa. È bella questa immagine, anche se l'ho messa piccolina, perché c'è un ragazzino con dentro che sta guardando un'immagine tutto contento in mezzo a questo mare di fotografie. E l'altra domanda è: il digitale ha nostalgia dell'analogico? E questo perché? Perché si vedono dei programmi che si chiamano, per esempio, Nostalgia, Film Simulation for After Shop Pro, Anya Skin Software, che molti di voi conoscono, sono
filtri per applicare un po' di tutto. Toni, image toning, cioè viraggi sull'immagine digitale. Imagenomic Real Grain, che simula la grana fotografica e le varie rese di pellicole fotografiche applicate a una fotografia digitale, e l'elenco potrebbe ancora continuare. Si corre il rischio di non credere alle fotografie d'autore? Allora, questo è un'app per smartphone con cui io posso cambiare gli occhi di una persona in qualche modo, di colore, di quest'altro. E come l'ho vista, la prima cosa che ho pensato è stata questa. E tra l'altro sappiamo anche le polemiche che ci sono state sull'autore, non tanto sull'immagine qua, no? Oppure Nishi Dobromer, famoso per fare fotografie di, temporali degli Stati Uniti, eccezionali, lui gli dice di riprenderle in pellicola, poi però fa delle stampe digitali. E quindi sappiamo che dal passaggio in digitale poi potrebbe succedere di tutto. No? Questo è Ansel Adams del 60, questo è Weston del 40, questo è Cartes del 33, sulle distorsioni, che sappiamo essere analogiche, ma sappiamo anche di come una volta, pur in analogico, si riusciva a modificare un'immagine. Cosa faceva Ansel Adams che noi ora non facciamo? Faceva una lettura esposimetrica a zone. Noi facciamo, anche se inconsapevolmente, molto spesso, le letture esposimetriche a zone. Raccoglieva i dati, aveva un taccuino, mi segnava il giorno, l'ora, la località, il diaframma, la pellicola, le varie dati esposimetrici. Noi abbiamo i dati EXIF, ormai quasi tutti con GPS, forse anche senza sapere cosa sono i dati EXIF. Faceva delle mascherature in fase di stampa e noi sappiamo che esistono degli strumenti di Photoshop che si chiamano esattamente in quel modo lì, cioè la mascherina piena, la mascherina vuota, per alleggerire o per aumentare i toni. Faceva una stampa chimica su carta. Cos'è la stampa chimica su carta? E quindi la stampa come la vediamo dal virtuale al reale? Questo appunto di domanda sulla stampa chimica su carta. Come mezzo per emergere dalla massificazione della fotografia solo virtuale, usa e getta, vedi cosa ce ne facciamo di delle tonnellate di immagini virtuali pubblicate su Twitter, ma in particolare, no? Viene in mente questo signore qua con la sua macchinina, col suo detto, lui premette il bottone e facciamo il resto. Dalla reazione alla massificazione della fotografia nacquero il Tinkering in Inghilterra, la Photo Succession negli Stati Uniti, con i fotografi iperrealisti, che hanno recuperato ai tempi tecniche che erano già obsolete ai tempi, per usare a fini espressivi e per affermare la fotografia come un'arte che vuole competere alla pari delle altre arti figurative. Poi, intorno al 1970 è successo qualcosa di simile. C'erano delle carte fatte in un certo modo, con i tenate, che stavano soppiantando completamente le carte variegate. Non c'era più la gamma tonale, cioè la gamma, scusate, proprio fisica delle carte, la gelatina su carta, e nacque la necessità di svincolarsi dei materiali commerciali che avevano una gamma limitata. Stampe che potevano avere una permanenza nel tempo eccezionale rispetto a quelle alla gelatina d'argento e la possibilità di intervenire in modo creativo sulla costruzione dell'immagine. Il primo libro moderno, come lo chiamo io, dedicato esclusivamente alle tecniche alternative, si chiamava Breaking the Rules, cioè rompere con le regole, nel 77 in America. Da quel momento lì si diffuse molto, soprattutto negli Stati Uniti e poi viene anche da noi, questa tendenza all'uso di tecniche realiste, anche prima ancora, per usi espressivi alternativi
alternativi alla carta commerciale che sempre più stava impoverendo il panorama delle carte. Intorno al 1990 si diceva che la stampa fotografica è materia, che è la stiamo producendo totalmente a mano, a parte il foglio di carta comprato in negozio, è un'opera unica. Poi invece, dopo il 2000, abbiamo cambiato leggermente registro e è avanzato l'uso della tecnologia digitale per la produzione di negativi, internet come strumento di ricerca di informazioni e per la condivisione di esperienze. Vi ricordo che prima di internet bisogna andare in biblioteca e farsi dei giri mostruosi in biblioteca per trovare qualche notizia. Oggi vedo prevalere, non in tutti, ma rispetto a una volta, un privilegio verso la casualità della formazione dell'immagine. Poi capisco, si potrebbe andare in dettagli. Dare meno importanza alla stabilità. Cioè non mi interessa se la mia fotografia che stampo ora in un certo tipo di tecnica mi sopravviverà. L'importante è che io faccia qualcosa di nuovo e poi, tra 20 anni torna a succedere. E poi mi sto chiedendo, e molti stanno chiedendo, sta diventando anche una moda, visto che sempre più persone si avvicinano in maniera, come dire, un po' casuale a questi tipi di tecniche qua, attratti evidentemente del nuovo, però con meno motivazioni sotto rispetto forse a quelle che esistevano prima. Cosa c'è di disponibile oggi in internet? Ci sono gruppi di discussione e mailing list, ma ne cito alcune. Analog Photography User Group, che ha una branca dedicata esclusivamente alle tecniche alternative, il Large Format Photography Forum, Alt Photo Process List, che è nata, una delle prime che è nata per questo, poi Facebook, che ha una mare di siti, tra questi di cito in particolare Alternative Photography Processes, Collodi Italico, che è l'unica pagina in italiano, che pur chiamandosi Collodi vorrebbe anche inglobare tecniche diverse, con poco successo secondo me, nel senso che siccome si chiama Collodio, ovviamente si rivolgono ai collodisti. Antiquarian Avantgarde Art Processes, Webplay, Collodium Photography, sono gruppi di discussione. Poi c'è Flickr, che è un mare magnum che raccoglie sia immagini sia gruppi che si dedicano a alcune cose particolari. Poi ci sono dei siti specifici dedicati a queste cose, e il primo di tutti è sicuramente alternativephotography.com e delle associazioni, il gruppo Rodinami sono di queste, esiste un gruppo ad Austin, Texas, c'è la Gesellschaft für Fotografische Berufsverein in Germania, l'International Society of Journalists in Inghilterra, Picto Benelux, che raccoglie l'area belga olandese, e c'era, perché non ho più notizie, un gruppo anche in Russia. Cosa offre in internet? Testi online. Questi sono i principali posti dove uno può trovare i testi online. Sono fare la ricerca e, tra l'altro, man mano passa il tempo, più materiale viene aggiunto. Giusto, non è detto, se oggi andate e cercate un testo, non riusciate a trovarlo mai, forse fra 6 mesi. E trovate cose pregevoli, anche tutto il pencil nature di tanto. Brevetti, ci sono i SpaceNet, dove ci sono i brevetti europei e anche non europei, l'ufficio di brevetti inglese, cioè statunitense, che contiene brevetti fino dal 1790, dove però la ricerca è un po' più difficile perché non avete subito l'esito di cosa c'è dentro, dovete aprire l'immagine ogni volta. Abbiamo l'archivio centrale dello Stato, dove però digitalizzato c'è poco. Questo è l'esempio di una pagina recuperata attraverso il SpaceNet. Il brevetto di Manley del 1899, uno dei primi Manley sulla stampa in gelatina, sensibilizzato a partire da un'immagine dall'argento. E poi i testi cartacei. La prima cosa da fare è andare sulla l'OPAC, cioè il catalogone
del Servizio Bibliografico Nazionale, che divise un certo testo che cercate in che biblioteca c'è. Tutto l'elenco, se andate in una biblioteca potete anche farlo prestare attraverso il prestito interbibliotecario. E poi pubblicazioni cartacee. In Italia nel 78 il Progresso Fotografico fece due numeri quasi monografici su questo, mentre nel 77 è stato il primo libro su queste tecniche. Poi nell'81 ci fu la edizione italiana di Lettare Collodio con un sottotitolo Come si falsificano le fotografie antiche. Poi dal 94 e nel 2007 due edizioni del manuale Antiche Tecniche fatto dalla prima edizione di Giampaolo Bolognesi, che era socio del NAMIAS e aveva raccolto l'esperienza del NAMIAS. Tra queste due date, nel 95, c'è le stampe d'arte fotografiche di Damiano Bianca, edito a cura di fotografare. E poi basta. Invece, se andate su pubblicazioni cartacee all'estero, qui adesso vi faccio una sventolata di tutto, ne trovate, cioè avete l'imbarazzo della scelta, ok? Finché non approdate ai due ultimi libri di Giorgio Bordini. E voglio dire, sono gli unici due italiani in mezzo al panorama internazionale. Facciamo un po' di chiarezza. Gli americani e gli inglesi chiamano alternative photography, i tedeschi fotografici del tutto del fare, e il nostro socio ci dice che vuol dire sia nobile sia antico il processo di stampa. I francesi l'hanno chiamato anche processi fotografici sconosciuti, misconosciuti. In Francia e in Spagna fotografia alternativa. Per motivi che ancora non ho capito, in Italia chiamiamo antiche tecniche fotografiche, come l'antica della teoria, queste cose qua. Beh, è corretto però. In che senso? Sì, però è antico, per la fotografia essere antico è un antico. Allora, il NAMIAS... Sull'antico. Ti dico poi qualcosa di più. Allora, per il NAMIAS usiamo un po' di giro di parole per riuscire a dirlo. Noi diciamo che il nostro gruppo si propone la riscoperta, lo sviluppo e la riscoperta, la produzione di processi fotografici sia storici che alternativi a quelli industriali di massa, dai quali si distinguono per prevalente componente manuale che li caratterizza. È un giro di parole per riuscire a dire questa cosa che sappiamo. Mike Ware, ancora anni fa, ha dato una definizione ancora più ampia, cioè ogni materiale fotografico che non viene, si origina da una scatola con l'etichetta della una marca commerciale ben nota, può essere definito come storico, alternativo, non argentico, non convenzionale, obsoleto o anche arcaico. Praticamente tutti i materiali devono essere fatti a mano, così che la loro pratica diventa troppo intensive, richiede troppo tempo e il loro uso non cresce i dividendi dei come dire, e quindi l'industria non è particolarmente interessata a questo. Che ci fa questo signore qua con un violino e con una partita? È che della Giaccona ho trovato una versione del viola, di Loncello, che è una foto fra dicembre, chitarra, di tamba, flauto, flauto dolce, pavimento, trombone, insomma, bisogna di corda, ma non è per noi. Noi chiamiamo, è una foto queste cose, noi chiamiamo questi strumenti a corda, questi strumenti a fiato, questi percussioni. Allora, lo strumento è il mezzo di cui ci si serve per realizzare uno scopo. La tecnica è l'arte di saper applicare l'insieme delle norme specifiche in attività. Il processo e il procedimento, che siano la stessa cosa, sono due piccole varianti. Una è la serie di operazioni prestabilite per giungere alla realizzazione di un'opera, l'altra è il metodo con cui si conduce un'esperienza. Di fatto, in fotografia vengono usati indifferentemente come sono sinonimi, cioè non parliamo veramente di tecnica alla cianotipia. Che tecnica fai? Cianotipia. Tu cosa fai? Platino. L'importante è capirsi. Perché noi stiamo usando la stessa cosa quando in realtà è uno strumento espressivo, non è una. Cioè, se io suono il violino ha un suono diverso dal pianoforte, suono la stessa cosa,
e la sentono in modi diversi. Io stampo un serigrafia, vedo una cosa blu, che è diversa se io la stampo al plastico, vedo una cosa nera, con una gamma tonale diversa, con un'opportunità di tonali diversa, eccetera, eccetera. Quindi per me sono strumenti, non tecnici. Anche per un confronto con il tecnicismo, cioè con la esasperazione della tecnica. Facciamo il punto allora. Sta diventando una moda? Io direi un po' sì, perché se la voce Platinum Print e virgolette Photographer, che la dice lunga anche su questo, trova 3.650.000 risultati. E se vado in cerca di Collodium Print, immagini corro giù con le pagine a dismisura. E poi esiste un sito dove io do una mia immagine fatta col cellulare e loro mi restituiscono una stampa in ferrotipo. Fisica. Sì, però vi sto dicendo è una moda perché certo. Se arriviamo che uno si propone di prendere le tue immagini al cellulare e restituirti un ferrotipo, vuol dire che c'è anche richiesta. Beh, anche noi che siamo in tanti sul pianeta. Sì, siamo di più, ma non è che dal 70 al 2000 sono raddoppiate le tecniche. Infatti, a fronte di alcune tecniche sta crescendo l'interesse, altre invece un po' meno. Cerco di risultati in Google come leggo la Bibbia, ma scusate, devo passare a tornare indietro perché mi è sparita un'immagine. E vabbè, non importa, ve la racconto lo stesso. Questo è il riassunto dell'immagine della tabella che ho fatto, no? Cioè, alla voce c'hanno tipo, nel 2013 c'erano 7.000 unità, adesso ce ne sono 1.600.000. Alla voce ambrotipo si è più o meno raddoppiata, il collodium photography è un po' aumentato, platinum print è rimasto uguale, carbon print è aumentato un po', la carta salata ci vedo più, è più o meno uguale. Poi ci sono le tecniche minori con delle varianti interessanti che casomai ne possiamo discutere dopo, tipo come mai l'incromolio da pochissimo è aumentato di 10 volte, l'oil print è aumentata e l'incromolio è diminuito. Queste qua, che rappresentano una nicchia rispetto alle altre. Cosa che non si dice, che per imparare a ottenere risultati accettabili con una tecnica sono necessari alcuni mesi, ma andandoci sopra. Per riuscire a dominarla sufficientemente, almeno un anno, nella mia esperienza. I costi iniziali possono essere non indifferenti, nel senso che tra prodotti chimici, se stampiamo oggetto di inchiostro i negativi, ci vuole una buona stampante. L'altra attrezzatura, UV, pennelli, bilancia, mettiamoci questo, i costi di produzione, i chiostri, i trasparenti, nel caso della carta in getta, la carta di disegno che costa di più della carta fotografica, voglio dire, se uno lo fa non è sicuramente per risparmiare. E i tempi di lavoro sono enormemente più lunghi rispetto alla stampa tradizionale. E i prodotti chimici che a volte sono o possono diventare pericolosi per la salute e per la natura. E allora è perché con questa cosa che noi basta dirci chiamiamo antiche tecniche per essere completamente autori delle proprie immagini, perché vado in negozio, mi compro la carta che voglio io, ci metto su la soluzione sensibile che voglio io, la stampo come voglio io per cercare nuove forme possibili, perché così come mi piace il violino, così oggi invece voglio usare il pianoforte o inventarmi uno strumento nuovo per capire di più il passato, perché se stampo al collodio improvvisamente riesco a capire tutte le difficoltà che ci sono e mi chiedo ancora adesso come faceva quello lì ad andare in Egitto, Palestina e Libia a fare i collodi in un ambiente come quello, più in pollo, il moscerini, caldo, eccetera, eccetera. E per il piacere materiale del fare, cioè, devo dire, non è che si diverte. Questa è presa dal progresso fotografico del dicembre 78, è un paio un po' la chiusa della presentazione dei volumi, dove però evidenzio questa frase che secondo me vale ancora oggi. Se si vanno a rifare le vecchie fotografie dell'Ottocento solo per gusto zombistico o se si passa a una tecnica modernissima solo perché permette di esibire un oggetto fotografico
diverso da quello che producono gli altri, la capacità di espressione ovviamente non risulterà incentivata ma inabilita, cioè è tecnicismo. Estetica e percezione, e stiamo arrivando alla fine. Questa è un apodigma di Ansel Adam, si dice che negativo la partitura, la stampa e l'esecuzione, da cui ci discendono due corollari, che da un cattivo spartito abbinato a una buona esecuzione non si ottiene una buona musica, e anche che un buon spartito può essere sciupato da una cattiva esecuzione. Quindi non è toccasana la tecnica diversa rispetto ad un'altra. E poi ci esistono delle criticità che sono state individuate da tempo fa. Una è stata chiamata liberalismo, cioè io faccio questa cosa perché per difficoltà e per costi io posso dire di essere più alto degli altri, no? Poi sentimentalismo, cioè riesco a fare delle copie del passato oppure proprio me le rifaccio uguali, no? Io vedo, cito una cosa a caso, ma volutamente, che so, fotografie di gente in posa col fucile e il cappello a cowboy stampate al collodio, voglio dire, d'accordo, è un falso in tutti i sensi, sia la fotografia del collodio del dominio col fucile, sia il dominio col fucile stesso, no? È meglio fotografare una bella ragazza di oggi. E il mercato, cioè a volte una sopravvalutazione commerciale di quello che si dice, di quello che viene fatto. Questo come criticità. Però anche una cosa positiva sicuramente, cioè la permanenza, una stampa alternativa trattata bene è di gran lunga più stabile di una stampa ad argento trattata bene. E siamo alla fine. Noi del NAMIAS, ce lo diciamo ogni tanto a partire dalla fondazione 91, sono tecniche alternative ma richiedono immagini moderne. Comunque c'è anche la cultura olio che viene fatta tutt'oggi. Ah certo. Però la pittura olio, voglio dire, pur essendo superata nel mondo dell'arte, nel senso che cioè, è un po' anacronistica, però c'è chi continua a farla. Sì, ma è uno strumento, cioè siamo al punto di prima. La pittura olio è uno strumento, come la pittura acrilica, è un altro strumento sempre nell'ambito della stessa arte figurativa. Questa è stata la mia introduzione, spero possa iniziare e poi averci più chiaro. Grazie.